ho partecipato volentieri a questo seminario, molto interessante, che riguarda la nuova legge urbanistica regionale. Io ho trattato l'argomento in specifico della necessità della conoscenza del patrimonio edilizio esistente, perché una legge urbanistica che affronta le tematiche moderne e le affronta in maniera radicale sulla riqualificazione e riuso del territorio non può non porsi il problema della conoscenza del patrimonio edilizio esistente. Patrimonio edilizio esistente che anche nella nostra regione, come nel resto d'Italia, è molto vetusto, è molto obsoleto. Ci sono delle caratteristiche dei fabbricati che richiedono una conoscenza, un approfondimento delle tematiche per quanto riguarda l'aspetto sismico, l'aspetto energetico, l'aspetto impiantistico e soprattutto la conoscenza dell'agibilità, la conoscenza degli atti abilitativi, la conoscenza delle certificazioni che accompagnano i fabbricati, perché senza la conoscenza non si ha una legge urbanistica che comunque monca. Quindi nella sostanza è importantissimo poter affrontare l'argomento della nuova legge urbanistica, ma avendo a mente che l'aspetto del patrimonio esistente non va sottaciuto. La legge prevede già al suo interno dei riferimenti a questa conoscenza, ma sono solo dei riferimenti, bisogna riempire di contenuti. Speriamo che con il proseguo dell'affrontare gli atti di coordinamento si entri nel merito anche della conoscenza e si possa definire un percorso che porti a coinvolgere i professionisti, l'intero mondo delle professioni, a dare il loro contributo a risolvere questo problema.